a piece of work, not just as clothes passing by. Il Covid in un certo senso ha democratizzato la fruizione del fashion show. 124 appuntamenti a Milano in calendario. Certo, in molti chiedono il ritorno alle sfilate fisiche. Il mio auspicio però è che non si rinunci del tutto al digitale. I film danno un'idea delle tendenze e permettono a chi non può recarsi a Milano di aggiornarsi sul sito ufficiale della Camera Moda oppure sui social network delle Maison. È anche vero che ci sono film e film. Alcuni, diciamo troppo artistici, penalizzano lo scopo, quello di proporre a critica e buyers i prodotti di moda. Fino a qualche anno fa, il fatturato della moda, infatti, rappresentava la seconda voce del bilancio del nostro paese. Il Covid ha messo in ginocchio il settore. Carlo Capasa, presidente della Camera Nazionale della Moda, ha annunciato: dopo le sfilate, porteremo al governo un piano per il recovery fund della moda. Secondo Brunello Cucinelli, per la prima volta al Milano Fashion Week, seppure in streaming da Solomeo, ha detto, dopo aver presentato la sua collezione dai colori che sfumano dal panna ai grigi, dobbiamo ridare ai giovani l'amore per i valori, per la religione, la famiglia e la buona politica. In linea di massima, le collezioni mostrano un tratto comune, un ritorno all'essenzialità, a colori neutri e look ascetici. Nel pieno di una pandemia globale, la moda non ha più voglia di eccessi e riscopre la sobrietà. Ad eccezione di Dolce & Gabbana, che in compagnia di robottini presentano una collezione super colorata e pazza. Ai noi, anche Moschino, che di solito è dissacrante, stavolta ha esagerato, concludendo una simpatica sfilata con il lato B in bella mostra. È troppo. Ecco, parlando di abiti, il maestro Giorgio Armani per La donna e l'uomo ha puntato sui dettagli per ribadire l'importanza del ben fatto e fatto in Italia. Colori tenui, dai suoi grigi agli azzurri, linee morbide per lei e per lui che predilige pull dai grafismi delicati. L'orlo delle gonne si allunga al polpaccio o alla caviglia. Le vediamo da Max Mara, che festeggia i suoi 70 anni di attività, con i colori del bosco. Come da Alberta Ferretti, che tra atmosfere evanescenti lancia cappotti di fibre corpose a forma di poncho o di vestaglia. E dalle maglie, Dolce Vita, fanno capolino mini gorgiere candide. Compaiono i plissé e le etniche frange, da Etro, come da Ermanno Scervino, che non dimentica il suo pizzo. Tanta era l'attesa per il cortometraggio di Antonio Marras, girato nel sito archeologico sardo di Su Nuraxi, a Barumini, sito UNESCO, ma non mi hanno convinto gli abiti protagonisti del corto. Intramontabili le mantelle che cambiano proporzioni e misure, si sono viste da Valentino, la sfilata di Pierpaolo Piccioli, accompagnata dalla splendida voce di Sinead O'Connor, ha reso omaggio al teatro, sfilando al Piccolo di Milano. Da Missoli tornano alla ribalta gli storici zigzag della Maison, ma in tonalità scure, tra il grigio e il nero. La trama del film finisce in un terminal. Voglia di tornare a viaggiare? L'azienda è una delle più longeve. Ottavio Missoni, fondatore della Maison insieme a Rosita, a settembre avrà una retrospettiva personale a Venezia. Stucchi e specchi del Palazzo Reale sono gli scenari di Jenny, che ribadisce l'importanza della bellezza del nostro paese e della nostra creatività. Collezione elegante. L'immortale tempio della Rapacis è lo sfondo scelto da Lavinia Biagiotti per una collezione classica, forse troppo classica. La moda sta andando avanti, e non solo con il modo di presentarsi.